Ciao, mi chiamo Stefano Mazzoni. Anche quest'anno l'Ordine degli Ingegneri mi ha chiesto di portare un mio piccolo contributo a voi che siete in un momento molto particolare della vostra vita, dovete fare una scelta molto importante di quello che è stato il mio percorso di studi e quello che è invece la mia professione che esercito da ormai oltre 20 anni. Prima di tutto vorrei invitarvi ad alcune riflessioni. Se per caso siete interessati al percorso nell'ambito ingegneristico, di certo dovete ricordarvi che oltre a tanto sudore e fatica sui libri, questo sudore e fatica dovrà essere portato sempre con voi per tutta la vostra vita, perché l'ingegnere non finisce mai di formarsi, l'ingegnere non finisce mai di rimanere sempre aggiornato e di studiare le tecnologie che lo riguardano per il settore, le competenze che egli stesso ha scelto. Al di là di questo, oltretutto, dovete essere persone estremamente curiose. Se pensate di fermarvi e sedervi sugli allori dopo un percorso di studi, in realtà vi devo dire che alla fine della laurea, della strada davanti, ce n'è ancora tanta da imparare. Perché dopo aver acquisito tante competenze teoriche avrete bisogno di sbucciarvi le ginocchia e di capire veramente sul campo che cos'è che fa la differenza nella differenza dello studio che avete fatto. La scelta che feci 20 anni fa fu quella di scegliere l'ingegneria del terzo settore, l'ingegneria dell'informazione. Il mio percorso di studi superiore è nell'ambito di studio tecnico, sono un perito elettronico e venne naturale la scelta di affrontare un percorso nell'ambito dell'elettronica, telecomunicazioni e informatica. In realtà avevo le idee chiare di dove volevo soffermarmi. Ma come arrivare in fondo non era così semplice, soprattutto in un momento in cui internet non era così a disposizione di tutti e le informazioni le dovevi andare a raccogliere e a trovare sul campo, andando ad affrontare o a vedere la facoltà e a leggere moltissimo sui libri di orientamento. Ora forse le scelte si possono fare un pochettino più semplicemente navigando sul web e spero che presto possiate andare anche a toccare con mano le varie facoltà alla fine di questo percorso tragico che ci sta a tutti coinvolgendo. Come vi ho detto, ingegneria del terzo settore si occupa di formare ingegneri nell'ambito della conoscenza dell'elettronica, o delle telecomunicazioni e o delle telecomunicazioni e così come e o della informatica. All'interno di queste ci sono tantissime declinazioni, in particolare nel mio caso io sapevo dove volevo arrivare, il mio sogno era quello di saper controllare, gestire, automatizzare qualsiasi sistema meccanico possibile che mi passasse per la testa. Quindi io volevo imparare i controlli automatici di qualsiasi tipologia di sistema. Quindi il mio orientamento primario fu quello nell'ingegneria elettronica, ingegneria elettronica che era il naturale proseguio dello studio superiore dell'Istituto Tecnico in indirizzo elettronico. A un certo punto però dovetti fare delle scelte, il mio indirizzo fu spostato sotto ingegneria informatica. Quindi da ingegneria elettronica passai sotto ingegneria informatica, automazione industriale e robotica e feci anche un'ulteriore scelta. E questo è un grande suggerimento che vi do e scrivetemi fra un po' di anni se vi ha dato la stessa soddisfazione. Nella indicazione del mio piano di studi io scelsi di inserire materie complicate al posto di materie semplici, anche in altri ambiti che non erano propriamente dell'ingegneria informatica o elettronica, in particolare meccanica applicata alle macchine, che è uno degli esami, principe dell'indirizzo invece in ingegneria meccanica. Questo però è stata la grande differenza che mi ha aiutato a differenziarmi da tutti i miei colleghi poi nel successivo futuro. Perché un ingegnere elettronico informatico
che riesce a dialogare in maniera competente con i colleghi che vengono da un settore distante apparentemente come l'ingegneria meccanica, mi ha aiutato a poter acquisire delle posizioni e delle applicazioni di tutto rispetto, dove forse i miei colleghi non sono riusciti, appunto perché avevano deciso di affrontare tematiche tradizionali e standard, cioè quello che l'università che avete scelto vi presenta così com'è, senza ulteriori aggiornamenti o modifiche. Dopo la laurea ho deciso, e questo è il secondo insegnamento che vi vorrei trasmettere, ho deciso di non cedere alle tentazioni, alle proposte che mi giungevano da varie aziende italiane, non solo, ma di continuare a formarmi, avendo la possibilità di approfondire nel dottorato di ricerca in automazione altre tematiche e altri approfondimenti sempre nel mio ambito. È stato un momento molto bello, molto felice dal punto di vista delle amicizie e delle relazioni che ho costruito nel tempo, ma altrettanto amaro nella consapevolezza che soprattutto in Italia è quasi un martirio fare ricerca universitaria. E se voi pensate nel vostro futuro di affrontare questo, vi consiglio di fare e di provare a farlo all'estero, dove, diciamo, determinati equilibri universitari sono meno evidenti e soprattutto anche a giovani intraprendenti vengono lasciate delle libertà e dei budget di spesa che nella migliore delle ipotesi in Italia non va oltre alla scelta di un nuovo computer oltre ogni 2 anni, se non con altri. Ho stoppato la registrazione perché cominciavo ad affrontare delle tematiche non proprie della pillola che mi è stato chiesto di registrare. Vorrei concludere dicendo: la ricerca universitaria è meravigliosa, è bellissima, è affascinante, mi è piaciuta un sacco, di certo in Italia è veramente molto sacrificale, sotto il profilo soprattutto economico, soprattutto per un profilo come quello ingegneristico, in cui fuori, se siete bravi, aziende che vi soddisfano anche da questo punto di vista ce ne sono tante, e rimanere fino a 40-50 anni con una soddisfazione economica estremamente bassa è difficile anche affrontare tematiche come quella di costruire una famiglia, a cui io tenevo. E quindi ho deciso a un certo punto di entrare nel mondo del lavoro dall'altra parte della barricata universitaria. L'ho fatto già durante il dottorato di ricerca, aprendo lo studio di ingegneria, iscrivendomi all'ordine di ingegnere, quindi avendo le abilitazioni per poter affrontare anche la redazione ufficiale di progetti, non solo in ambito privato, industriale, ma anche per esempio in assistenza come consulente tecnico del giudice presso i tribunali italiani, che è anche un altro ambito che di certo non annoia, perché quando il giudice ti chiama per poterlo assistere come occhiale del giudice nella decisione sulla ragione o torto, o meglio sulle evidenze tecniche che riguardano una causa in corso fra due parti, è sicuramente riempie di orgoglio poter affrontare e essere al servizio dello Stato in questo modo. Altro insegnamento che vi voglio lasciare è che ho per un periodo molto importante della mia vita anche affrontato un'esperienza imprenditoriale che mi ha fatto comprendere un vecchio insegnamento che mi era stato dato, che le società sono belle se i soci sono del numero dispari inferiore a 3.
Perché è un altro tema, sceglietevi bene, così come la moglie o il marito, sceglietevi bene anche i vostri soci, altrimenti dopo un percorso meraviglioso che mi ha dato tantissime soddisfazioni con oltre una cinquantina di dipendenti, a un certo punto diventa molto complicata la convivenza sociale se non ci sono state chiarite bene fin dall'inizio determinate dinamiche. Quindi dopo questa esperienza imprenditoriale ho continuato a fare il libero professionista, il consulente manageriale in vari ambiti, sempre con quello spirito che mi ha animato da sempre, che è quello veramente di poter dire che non mi sono, che ho sempre trovato un grande piacere in quello che ho svolto e non l'ho mai fatto con fatica. E questo è veramente un grande augurio che faccio a tutti voi. Nell'ambito, nell'ultimo periodo della mia vita, ormai da più di 10 anni, faccio il Project Angel. Che cos'è un Project Angel? È una figura che aiuta imprenditori e privati, io dico, a realizzare i propri sogni, cioè a magari a realizzare quegli apparati meccatronici o quei dispositivi, quei servizi di ultima generazione con le nuove tecnologie che sono sogni che questi imprenditori hanno o nel cassetto o che hanno portato attraverso una tutela di proprietà intellettuale ed un brevetto. È una soddisfazione veramente grande poter vedere a distanza di 6 mesi, un anno o anche 2 anni, un prodotto, un servizio in cui tu direttamente o grazie al team che ti è stato messo a disposizione, vedi il prodotto e il servizio che prende veramente corpo e porta tanti risultati all'azienda. Con questo cosa voglio, come posso concludere se non, darvi l'ultimo mio consiglio? Per questa scelta importante non ascoltate il consiglio dei vostri genitori, non ascoltate il consiglio, almeno il primo consiglio dei vostri professori, neanche più di tanto quello che io vi ho detto in questo filmato, ma bensì ascoltatevi dentro, fate una profonda riflessione chiudendo gli occhi, di cercare di rispondere a una domanda molto semplice: che cosa voglio vedermi, come mi voglio vedere realizzato da qui a 5 anni, a 10 anni, ma anche oltre, a 20 anni. Perché se non vi è un desiderio veramente interno di affrontare un qualsiasi percorso universitario, di certo diventa complicato poi portarlo a termine, qualsiasi essa sia la vostra scelta, il vostro indirizzo, che sia ingegneria, che sia architettura, che sia materie umanistiche. Di certo se non vi è la piena consapevolezza in questo, è meglio veramente che voi facciate altre scelte che vi possono portare a risultati stupendi e magnifici quando veramente è quello che desiderate portare a termine. Io non so cos'altro potrei aggiungere, se volete comprendere meglio nell'ingegneria dell'informazione che cosa significhi affrontare l'elettronica piuttosto che l'informatica, piuttosto che le telecomunicazioni, vi invito a guardare i piani di studi delle varie facoltà. La mia sensazione degli ultimi 2 o 3 anni è che ci sia stato un completo abbandono dell'elettronica, delle telecomunicazioni a favore dell'informatica. L'informatica attrae tantissimi di voi, ma anche qui, come vi ho detto in precedenza, cercate di trovare la vostra differenza che volete fare anche in quell'ambito. Non mettetevi a sedere a pensare che un percorso tradizionale di informatica vi consenta poi di diventare i migliori informatici del mondo o i migliori imprenditori nel mondo delle nuove tecnologie informatiche del mondo. Dietro c'è veramente tanto, tanto lavoro da fare e sacrificio. E in questo momento
tantissime opportunità, sono certo, ci saranno nei prossimi 10 anni nell'ambito dell'elettronica e delle telecomunicazioni. L'ho fermato perché altrimenti partiva di nuovo per la tangente. Vi lascio con un ultimo pensiero. Mi raccomando, quando affronterete il mondo del lavoro con la vostra laurea in tasca, qualsiasi essa sia, o anche con il vostro ottimo diploma, se deciderete di non fare la laurea, di non portare avanti un percorso universitario, mi raccomando, non cedete a facili tentazioni quando datori di lavoro o colleghi vi proporranno di affrontare un sviluppo di un prodotto, di affrontare un'attività nella quale è riconosciuto un bel risultato economico a fronte di poca fatica o di obiettivi non proprio chiari. Spesso queste persone vi indurranno a svolgere attività che vanno oltre modo contro la vostra etica e il vostro modo di vedere le cose. E da questo punto di vista vi garantisco che mantenere la barra dritta e non cadere in queste tentazioni vi renderà migliori professionisti, migliori persone nel tempo e nel modo. No, sarà più difficile avere un riscontro anche di carattere economico, ok, ma vi garantisco che non ne vale mai, mai, mai la pena. In bocca al lupo nelle vostre scelte. Di certo l'ordine lascerà i miei riferimenti per eventuali vostre richieste e considerazioni. Veramente, se avete bisogno, non esitate a scrivermi. Cercherò di rispondere a tutti voi con il più dettaglio possibile. Ciao, ciao, ciao.